cerca di lavorarla il più possibile. Perché, scusami Fede, prima cosa ti spiegavo? Perché è importante giocare la rotazione? Cioè, mantenere più a lungo possibile il contatto sulle corde. Quindi lo faccio della pallina, quindi più contatto ho. Ciao a tutti amici di Marina Romea Tennis, e questa mattina vedrete un estratto di una mia lezione individuale. Cercherò di dare dei consigli al mio allievo e spero che siano utili anche a voi. Se volete avere un contatto diretto con me, potete cliccare la scheda che vedete comparire qui sopra a destra, oppure se volete partecipare a un mio stage di tennis, vi invito sempre a cliccare la scheda che vedrete passare qui sopra a destra e potete così vedere il mio calendario eventi. Sulle corde con la pallina, quindi non un colpo piatto dove scappa via subito la palla, con la rotazione, che può essere la rotazione slice, quindi sul lato esterno della palla, ok, con questo movimento, senti, con questo sfregamento, oppure col kick un pochino da sotto, dove vedi, entro in questo modo col piatto corde, quindi tengo il polso abbastanza mobile, va bene, sia col top che con lo slice mantengo più contatto, quindi sul piatto corde, sia di con tempo il kick devo usare più il polso, più quindi il polso, sì, anche col il movimento del polso nel kick, vedi, è questo, quindi questo movimento, guarda, questo movimento che di rotolamento che io ho, vedi, della pallina sulla mano, lo sto facendo con col polso destro, col polso dominante, ok? Invece con lo slice io ho questo movimento, vedi, ok? Questo slice, ok? Vedi, questo kick, in questo modo mantengo più a lungo il contatto con la palla sulle corde, sia di tempo che di spazio. Facendo questo miglioro tantissimo il controllo e piano piano nel tempo riuscirò a giocare anche più aggressivo, sia la prima che la seconda di servizio. Se invece io batto piatto, ho poco contatto sia di tempo che di spazio sulle corde e quindi ho meno controllo. In generale, questo vale anche da fondo campo, cioè quindi nei colpi giocati da fondo campo, il top spin, mantengo più a lungo il contatto della pallina sulle corde in top spin, ok, o in back spin, quindi col taglio aumento che cosa? La mia sensibilità, il mio controllo dei colpi, quindi la regolarità. Questo vale anche nel servizio. Se io voglio aumentare il controllo e la sicurezza, nello stesso momento col tempo anche l'energia che imprimo alla palla saltando sul colpo, a livello amatoriale, se non si conoscono le rotazioni nel servizio, dopo la seconda palla viene servita con grande paura, tensione, è solo un appoggio dall'altra parte. Dai, sotto, lavorala buono anche questo movimento qui, bravo, vai, ottimo, bravissimo. Dai, bravissimo, ottimo, bravo. Spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto, se così è vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube se non l'avete ancora fatto. E alla prossima, Roberto.